Ciao, allora oggi è giornata un po' diversa. Questo pomeriggio passerò a prendere Gaia verso l'una perché andremo a Torino a vedere i campionati assoluti di ginnastica artistica. Vloggeremo quanto più possibile appunto questa giornata. La gara inizierà alle 4 e mezza e finirà per le 7 e mezza, quindi saremo praticamente tutto il pomeriggio dentro al palazzetto e andremo poi a mangiare fuori qualcosa e niente, a dopo. Oggi vengono anche i miei agli assoluti, infatti sta guidando mio papà. Forza Carlo! Ciao ciao! Sì, io e mia mamma siamo fan di Carlotta Ferlito, infatti speriamo di beccarla per fare una foto. E stiamo andando a prendere la Gaia. Siamo appena arrivati a Torino, stiamo cercando il Palavela. E niente, la Gaia sta cantando. Com'è che si chiama l'applicazione? Sing. Vuoi sentire? Dai. Bello alto! Ok, siamo appena arrivati, stiamo entrando. Guarda il colore delle pareti, fa un po' andarsi. Ah sì, è vero, L'ho fai fatto per... apposta, Ah sì, sapevi già... Beh, non è proprio uguale il colore, dai. Continua il riscaldamento per la ginnastica artistica. Ginnastica dovranno liberare il campo gara per la cerimonia inaugurale dei campionati nazionali assoluti di ginnastica artistica e trampolino elastico. Non lo so.
Mattia Tagliazzo, pronto per le parallele. Defende. Allora, la gara non è ancora finita, cioè manca solamente la premiazione, ma stiamo tornando a casa perché c'è tantissimo traffico. Però sono davvero delusissimo da questa gara perché avevo visto altre gare dal vivo e mi erano piaciute un po' di più. Però veramente mi ha deluso perché tantissimi hanno fatto un casino di errori proprio tecnici a livello proprio di acrobatica. Poi comunque qualcosina metto sul canale, quindi potrete vedere. Io non me ne intendo, eh. Vabbè, di cosa è la tua impressione? La mia impressione è appunto... A me piace l'Adriana Crisci. Ah sì, anche a me la Crisci, assolutamente. Ed è stata bravissima, vabbè, parallele caduta due volte, però comunque lei è proprio buona di spirito, secondo me. Poi lui ha fatto anche uno stage con lei, quindi... soprattutto lui, io no, però abbiamo avuto modo di vederla da vicino, di conoscerla, ed è una bravissima persona. Allora, io ho fatto un corso di ginnastica, appunto, artistica con la Crisci a Torino, dove si allenava precedentemente, ed è veramente una persona molto gentile, molto alla mano. Infatti dopo quello stage ci siamo anche scritti dei messaggi ed è molto, veramente molto buona e mi piace proprio come persona. Alla fine stiamo andando a mangiare fuori solamente io e la Gaia perché i miei genitori non stavano molto bene, cioè avevano mal di testa tutti e due un po' per anche il casino. Io. Esatto, io no perché non sono mai soggetto a mal di testa. Al massimo sono un po' male agli occhi per la stanchezza e basta. Io sono a pezzi. E quindi niente, ci vediamo dopo. Ciao, siamo quasi arrivati. Sì, solamente siamo arrivati per quello. Fame. Mangiato tutto. Proprio in due secondi che eravamo straffamati. Si può uscire di là? Dove? Forse sì. Certo, l'uscita è di là. Ah, ok, perfetto.
Ah, è già andato. Okay. Allora, abbiamo mangiato io degli spaghetti alle vongole buonissimi. Perché io, vabbè, ogni volta che esco a mangiare, mangio sempre, sempre. Io prendo sempre quelli un po' perché mi piacciono. E un po' perché ovviamente è uno dei pochi piatti che non ha lattosio. Infatti è solamente olio, aglio e prezzemolo in questo caso. E vongole. E beh, e vongole, certo. Io ho preso il risotto ai frutti di mare. È una... cioè, in realtà è una ricetta, cioè è un piatto che non prendo spesso al ristorante. Sì, è vero. Non lo prendevo fino a che quella volta che siamo andati... al ritorno sempre di una gara. Di una mia gara quella volta, però. Cioè, mi era piaciuto da morire. Un risotto così non l'ho più mangiato, sì, sinceramente. Sì, vero, me lo ricordo. E quindi da lì ogni tanto spero che sia uguale. Poi alla fine non è mai uguale. Però era molto buona anche stasera. Si appanna tutto. Sì, infatti sto facendo spannare adesso. E il mal di testa non mi è passato comunque, è proprio stanchezza. Infatti è prestissimo stasera, sono le 10:15, 10:30 sarò a casa nel mio pigiama. Sì, sì. No, ma poi siamo proprio stanchi perché insomma siamo in giro dalle 2. Dall'una. Dall'una, infatti. Veramente, poi non è che abbia dormito... vabbè, ho dormito bene però fino alle 7 perché ecco il gatto, si sa. Allora, volevo dare una news importantissima. Sono riuscita a passare anche il test di ammissione per la facoltà che ho scelto a Milano, Scienze dell'Educazione, e a Milano Bari invece avevo provato come prima scelta ostetricia, che non ho passato perché era difficilissimo. Però sei passata in infermieristica. Però sono passata ad infermieristica. Che era, no, allora, perché era uguale il test, spieghiamolo. Sì, sì. Solo che c'erano 150 posti, invece esatto. Ostetricia ce ne erano 25, quindi esatto. Ancora un pochino più difficile. Però appunto, cioè tra i due ovviamente io ho scelto dell'educazione un po' un pallino che ho da tanti anni. Sì, quindi meglio anche. E quindi alla fine è anche più leggero sicuramente sì. L'infermieristica. Quindi niente, alla fine mi sono buttata su quella, sulla mia idea originale. Adesso la sto portando a casa, infatti tra poco il vlog finirà. Io tra l'altro adoro i vlog. Allora, secondo me è difficile fare i vlog. Perché? A me perché piacciono un casino. Fermato, scusa. Perché ci sei... ah no, è vero, ma c'è quella macchina che stava venendo in qua, poi si è fermata. Vabbè. Io adoro fare i vlog, cioè mi piace anche montarli e tutto. Solo che noto che è davvero difficile cercare di filmare ogni cosa. O meglio, io che non sono ancora abituato, noi facciamo una cosa, dopo diciamo, cavolo, ma perché non l'abbiamo filmata? Perché ti passa dalla mente. Cioè, tipo, prima volevamo filmare i piatti che abbiamo mangiato, ma li abbiamo filmati solo alla fine perché mi sono completamente dimenticato. Quindi, pian piano i vlog magari diventeranno anche sì. Un po' più interessanti. Adesso sono, cioè... sì, è un resoconto di quello che facciamo, ma non è un vedete riassunto. Niente. Bene, io sono arrivata a casa. Allora vi salutiamo. Ok, ci vediamo, al prossimo video che sarà, non lo so, sinceramente. Vai. Dobbiamo ancora pensare. Abbiamo fatto un quadernino con tutti i video che dobbiamo fare, sceglieremo quale fare. Esatto. Abbiamo tante idee, soprattutto una per Halloween. Un bacio, ciao. Ciao.